Ritornati, ciao e bentornati per questa nuova lezione qui sul nostro canale e su lezionichitarra.it. Allora, oggi ci rivolgiamo fondamentalmente a voi rockers. So che insomma ci seguono sia appassionati di jazz, di musica italiana, di blues, però insomma sono anche molti gli appassionati di rock e di heavy rock. Quindi oggi vediamo un caposaldo assoluto della storia dell'heavy metal e dell'heavy rock, cioè Paranoid dei Black Sabbath, quindi la formazione di Ozzy Osbourne. Quindi insomma, chi se lo dimentica più uno che si è mangiato la testa di un pipistrello, e del chitarrista Tony Iommi, come direbbero in Inghilterra. E un chitarrista forse persino sottovalutato nella sua importanza, proprio per l'influenza che ha avuto sulle generazioni a venire. Quindi tutto ciò che è stato poi dopo metal, che ha assunto anche un colore un pochino dark, arriva sicuramente dai Black Sabbath e dal loro grandissimo primo disco. Quindi andiamo a vedere questi riff con cui suonare la canzone, piuttosto semplici ma di grandissima efficacia. Sul sito, come al solito, al link che trovi da qualche parte nel video e nella descrizione del video stesso, trovi anche la tab per riuscire a seguire meglio ciò che abbiamo fatto. Vediamo come suonare Paranoid. Il brano ruota attorno a questo power chord di Mi, quindi indice sulla corda La, settimo tasto, andare sulla corda Re sul nono tasto, mignolo sulla corda Sol sul nono tasto. È anche vero che puoi suonare questo power chord con sole due dita, per esempio con l'indice e con l'anulare, a fare un mini barré. L'anulare vedi che schiaccia due corde, ok? Quindi è abbastanza indifferente suonare questo accordo in questo modo. L'introduzione in particolare ha una sorta di legato da fare o con le due dita contemporaneamente o con l'anulare, appunto, a seconda della diteggiatura che scegli, ok? Dovrò quindi tenere un barré fisso che schiacci le corde La, Re e Sol e andare a legare in questo modo. Ok? Con il plettro vado a plettare sulle tre corde, ok? La, Re e Sol. Lo puoi fare così oppure con l'anulare. Scegli tu quello che ti è più comodo e quello che ti risulta suonare meglio. A me sembra che usare le due dita dia sempre un qualcosina di un pochino più definito. Ad ogni modo, andiamo avanti. Qui abbiamo questo doppio legato, quindi sulla corda Re e sulla corda Sol facciamo esattamente la stessa cosa. Quindi un Mron, tasto 7, tasto 9, tasto 7, tasto 9 anche sulla corda Sol. E ripetiamo due volte. Ecco, inutile dire, mi sono dimenticato di dirlo all'inizio, che per ottenere un riff come questo ci vuole un suono adatto, quindi un suono abbondantemente distorto. Io in questo momento sto usando un pedale fuzz, quindi una distorsione vecchio tipo, vecchio stampo, tipo quelle che in effetti si usavano negli anni 70 quando questo brano è stato inciso. Sicuramente questi legati non suonerebbero nello stesso modo, non avremmo lo stesso sustain se non avessimo una distorsione di questo genere. Rivediamo un attimo il nostro riff. Ok, tutto pezzato in giù, non è necessario alternare in questa parte, quindi e questo è il riff iniziale. Sulla strofa dovremo iniziare a tenere un ritmo tutto a colpi in giù da un stroke, un tipico ritmo heavy di questo genere, appoggiando chiaramente il palmo sul ponticello per ottenere questo effetto di palm muting. Ok, possiamo suonare sia sulla corda La, e allora avremo un suono un pochino meno gonfio, meno carico di basse, oppure potremmo coinvolgere anche il Mi basso, perché tanto stiamo suonando su un accordo di Mi, e il Mi basso è sempre una nota Mi, quindi così otterremo un accordo più corposo. Poi si passerà a un power chord di Re, quindi la stessa posizione spostata indietro di due tasti. Ok? Poi dovremo saltare giù di una corda. Ci sarà questo stacco che deve suonare invece estremamente aperto. Ok, quindi salto giù di una corda, questo è un accordo Sol, torno su sul Re e chiudo ancora sul Mi.
Ecco, voglio spendere due parole riguardo alle diteggiature dei power chord perché mi sembra che ci sia molta confusione e incertezza su questo argomento. Io i power chord li posso suonare innanzitutto su due corde o su tre, cioè potrei fare un power chord su due corde così o estenderlo con una terza nota, come abbiamo visto nell'introduzione, ok? Funzionano allo stesso modo, sono corretti, possono essere corretti entrambi. E poi anche nell'ipotesi di suonarli in questo modo, posso suonarli o solo con l'anulare, ad esempio, su due corde. O solo con l'anulare che va a schiacciare con un mini barré, e quindi abbiamo tre corde, con le due dita, quindi su tre corde, oppure su due corde anche con il solo mignolo. Quindi tutti i power chord li potrei fare, ad esempio, indice e mignolo. Ok? Lo stesso Jimmy Page, ad esempio, delle Zeppelin suonava i power chord così, e anche Tony Iommi spesso suona i power chord in questo modo. Quindi esercitati e impara a suonare i power chord in tutti questi modi. Per quanto concerne la durata degli accordi, è questa. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Ok? Finito questo accordo qua, c'è un accordino alto che dà un sapore decisamente interessante. Quindi dopo che ho fatto questo stacco e prima di riattaccare sul palmute, infilerò dentro questo accordino. Quindi schiaccio con l'anulare i tre cantini per ottenere questo suono acuto, ok? Interessante. Quindi rivediamo un'ultima volta tutta la strofa. Dopo la strofa c'è un piccolo passaggio strumentale molto semplice che si muoverà sempre su power chord di Mi, power chord di Re e anche power chord di Do. E fa così, fa. Quindi la durata è questa. Partendo con degli accordi lasciati andare, quindi non più ritmati. 1, 2, 3 e 4. 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 Il ritornello invece è davvero semplicissimo, quindi solo power chord di Mi e power chord di Re, ok? Due battute per ciascuno, quindi 8 quarti per ciascuno. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Quindi una volta imparate queste singole parti, non dovrai fare altro che allenarti su una batteria o su un metronomo per farlo a tempo a collegare queste parti. Quindi è un pezzo decisamente fattibile, ok? Quindi tutti insieme avremo questa cosa qui. Paranoid, questo grandissimo pezzo storico, è finita e l'abbiamo imparato. Bene, eccoci qui, abbiamo finito, spero che questa lezione ti sia piaciuta. Sicuramente torneremo sull'heavy metal, sull'heavy rock, così come ci eravamo già occupati in passato con alcune canzoni dei Metallica e anche proprio con l'introduzione alle tecniche dell'heavy metal. Vai a vederti quelle lezioni sul sito. Noi ci vediamo sicuramente alla lezione di settimana prossima qui su YouTube. Ciao e a presto!